Bentornati su Metro Napoli Web TV. Oggi abbiamo in studio il professor Tamero Chiacchio, che è già stato da noi in un'altra occasione e diciamo è venuto questa volta a portarci qualcosa di molto importante, che è il primo volume sulla legge, sul riordino delle province, sulla costruzione delle città metropolitane pubblicato nel nostro paese. Diciamo che è la prima volta che su questo provvedimento, che è stato anche oggetto di grandi discussioni, di polemiche, di contestazioni, esce un'opera completa. Professore, io l'ho letto, mi è interessato molto, ma la cosa che le volevo chiedere subito, lei inquadra questo provvedimento, il provvedimento sul riordino delle province e sulle città metropolitane, dentro due diciamo, fatti storici giuridici importanti? Uno è la legge 140 di riforma della pubblica amministrazione e l'altro è la famosa sentenza del 2013 della Corte Costituzionale che pone dei vincoli immediati. Ci può spiegare che cosa significa questo doppio provvedimento rispetto a questa legge? Certo, il tentativo è stato quello di leggere il provvedimento legislativo sulle città metropolitane, sulle province, sull'unione e fusione di comuni in un contesto, per così dire, assiologico, unitario. I punti di riferimento sono tre, a mio avviso. Due li ha citati lei e in maniera particolare la sentenza della Corte Costituzionale del 2013. Altri due punti di riferimento sono intervenuti in itinere, perché occorre evidenziare che mentre il Parlamento si apprestava a licenziare in seconda lettura la legge 56 del 2014, quella della quale stiamo discutendo, parallelamente veniva presentato un disegno di legge di riforma costituzionale per l'abolizione delle province e dall'altro lato si poneva un'esigenza di riordino di tutte le autonomie locali. Quindi lo sforzo fatto con i miei collaboratori, che ringrazio, è stato quello di contestualizzare questo provvedimento legislativo. Provvedimento legislativo, e mi taccio immediatamente, che a mio avviso però è monco, cioè è un provvedimento asimmetrico rispetto al contesto in cui si va a calare, perché spesso enuncia dei titoli ma poi nel merito nulla modifica rispetto alla precedente normativa. Sì, proprio rispetto, diciamo, agli aspetti più tecnici di questa legge, lei già nella scorsa occasione ci ha posto il problema di questi organi che, diciamo, sono previsti dalla normativa, che in alcuni casi si sovrappongono sia nelle funzioni che anche nelle modalità di gestione poi di quello che sarà il futuro. E sostanzialmente nel volume lei identifica in tre strutture fondamentali: il sindaco della città metropolitana, il consiglio metropolitano e la conferenza dei sindaci, tre strutture che hanno funzioni diverse ma che in alcuni casi si sovrappongono. Certamente sì, sovrapposizione e confusione tra le funzioni degli organi esistono. Dalla promulgazione della legge ad oggi noi abbiamo avuto una sola modifica, ed è stata una modifica introdotta qualche mese fa dal decreto legge 90, che ha fatto sì che lo statuto della città metropolitana ritornasse in quanto ad approvazione alla conferenza metropolitana, sottraendolo in tal modo al consiglio metropolitano. Mi è parsa una scelta intelligente ed opportuna, però credo che bisogna procrastinare l'entrata in vigore delle città metropolitane sin quando il legislatore con maggiore meditazione, con maggiore ponderazione, non ritorni sulla problematica. Guardi, io sostengo un dato: la città metropolitana è indispensabile, ma occorre rivisitare le funzioni che ad essa sono state conferite, perché altro non sono che le funzioni della provincia. A questo punto valeva lasciare in piedi le province.
Io ci vengo subito dopo sulle funzioni. Rispetto a questa ipotesi che lei ha più volte auspicato, di un rinvio delle, diciamo, dei tempi, sostanzialmente di un rinvio di quella che potrà essere l'approvazione del nuovo statuto e quindi anche della nomina del sindaco della città metropolitana, che nel nostro caso prevede addirittura tempi strettissimi, cioè il 1 gennaio il sindaco De Magistris nel nostro caso sarà il sindaco della città metropolitana. Ecco, questo rinvio non rischia però di poter creare un vuoto nella gestione delle amministrazioni provinciali, perché noi avremo che il consiglio metropolitano oramai è stato, diciamo, superato, si è sciolto, quindi non c'è. Abbiamo un presidente della provincia che fa funzioni di commissario e quindi di supplente rispetto alla vita ordinaria, e più un sindaco metropolitano che però arriverà a gennaio. Cioè, se si pensa ad un ulteriore rinvio, lei come pensa che questo rinvio possa essere costruito tecnicamente? Cioè, chi dovrebbe poi governare le amministrazioni già sciolte fino alla data poi prossima delle elezioni del sindaco della città metropolitana? Ma credo che qui non ci voglia molta fantasia e non sia arduo individuare una soluzione ponte. A mio avviso si tratta di individuare una soluzione ponte che prevede la proroga degli attuali organi delle province sino ad una rivisitazione complessiva della legge e quindi all'avvio effettivo della città metropolitana. Quindi presidente e giunta. Ma non è la prima volta, lei sa bene che abbiamo alcune amministrazioni provinciali che già sono scadute da tempo e sono state prorogate in attesa della riforma della quale parliamo. Le chiedo un'altra cosa, sempre rispetto agli organi. Lei l'altra volta accennò ad un deficit di democrazia previsto da questa legge e all'ipotesi che un eventuale statuto che prevedesse l'elezione diretta almeno del sindaco della città metropolitana potesse ridare in un certo senso dignità democratica a questo provvedimento. Lei ritiene che questo percorso, così come è stata individuata adesso la legge, è praticabile in tempi abbastanza rapidi? Cioè, ritiene che nel giro, anche con un rinvio, così via, nel giro di un anno si possa arrivare all'elezione diretta, o la struttura della legge di fatti ne impedisce la possibilità di costruire uno statuto che prevede l'elezione diretta o lo indebolisce? Allora io continuo a sostenere che in quanto all'elezione di secondo grado degli organi e alla coincidenza del sindaco della città metropolitana col sindaco della città capoluogo vi è un evidente deficit di democrazia. Le istituzioni democratiche e soprattutto le istituzioni che si ricevono funzioni così importanti non possono che giovarsi del consenso popolare. Le aggiungo di più. L'ultima circolare del Ministero degli Interni, che ha prefigurato le modalità di elezione del Consiglio metropolitano, dà un ulteriore colpo ad un deficit democratico. Lei pensa, tutti i comuni commissariati non avranno rappresentanti. Se pensa che in Campania, che nella città metropolitana di Napoli abbiamo comuni significativi, abbiamo il più grosso comune della città metropolitana, Giugliano, che è commissariato e non parteciperà all'elezione del Consiglio metropolitano. Secondo dato, la legge prevede che lo statuto, e vengo alla domanda che lei opportunamente faceva, prevede che lo statuto possa prefigurare l'elezione diretta del sindaco e del Consiglio metropolitano. Ancora una volta istituzioni e volontà politiche debbono conciliarsi. Io credo che bisogna mettere mano sollecitamente ad uno statuto che ridia ai cittadini la possibilità di scelta dei rappresentanti. Quindi anche dell'elezione diretta. Elezione diretta indispensabile. Perfetto. Noi abbiamo una situazione nella quale le città metropolitane di fatto aumenteranno le funzioni, perché oltre a mantenere quelle che avevano già come province dovrebbero assumere anche funzioni di definizione di un piano strategico e di pianificazione territoriale e di eventuali altre che la stessa legge prevede possano essere previste dallo statuto. Tutto questo con un deficit democratico di gestione di questa struttura. Allora, il dato vero che la legge determina una superfetazione di funzioni, perché il legislatore improvvidamente si è limitato ad addizionare quelle che erano le tradizionali funzioni della provincia con altre funzioni.
non è riuscita ad operare una scelta intelligente e di lungimiranza. Le funzioni conferite alla città metropolitana sono sostanzialmente due: funzioni di programmazione e funzioni di pianificazione. Il difetto della legge, improvvido, è stato quello di non cogliere la capacità di determinare tra queste due macro aree un momento concertativo. Nella legge difetta la concertazione tra pianificazione territoriale e programmazione economica. Il primo effetto ne è che non è credibile il piano strategico di sviluppo, che è una delle funzioni fondamentali tipizzate della città metropolitana. Il secondo dato è di ordine pianificatorio territoriale. Se la città metropolitana deve determinare concertazione tra pianificazione territoriale e programmazione economica, non si riesce a comprendere per qual motivo continuano a restare ancora funzioni pianificatorie in capo ai comuni. Tanto valeva ipotizzare un piano territoriale metropolitano riservando ai comuni la sola approvazione dei piani attuativi. Sì, sì, no, mi sembra abbastanza chiaro, che avrebbe semplificato anche di fatto il meccanismo, insomma, anche delle modalità poi di futuro. Un'ultima domanda, professore. Noi in questa fase non avremo una partecipazione diretta dei cittadini al percorso di costruzione della città metropolitana. Difatti sta diventando un argomento di discussione per esperti e per amministratori che, a nostro avviso, discutono troppo delle formule di governo e poco del futuro della città metropolitana. Ecco, lei ritiene che ci possano essere degli esempi? Perché la legge sostanzialmente in alcuni punti parla di trovare modalità di partecipazione dei cittadini, invita anzi gli amministratori a coinvolgere i cittadini. Lei può suggerire qualche modalità di partecipazione che possa avvicinare le istituzioni a questo percorso di costruzione della città metropolitana? Oltre a quello che fa la Web TV nel suo piccolo, insomma. Voi svolgete un'opera meritoria, perché siete impegnati quasi quotidianamente a divulgare il concetto, l'idea, la natura della città metropolitana. Per rispondere alla sua domanda, io faccio una considerazione. C'è un momento nodale, c'è un punto di snodo che va colto in tutta la sua potenzialità, ed è la fase statutaria. La fase statutaria è la fase costituente della città metropolitana. Lì occorre, e io lo annoto in questo volume, occorre individuare momenti partecipativi della società civile, allargare la partecipazione ai giovani, far sì che la città metropolitana diventi un valore vissuto ed interiorizzato. Altrimenti avremo un'ulteriore superfetazione istituzionale non animata dal consenso dei cittadini. Le istituzioni crescono se vi è interiorizzazione da parte degli amministrati. Io la ringrazio. Del resto, oltre a ricordare che questo è il primo volume, come ho già detto prima, sull'argomento, le devo dire, lei mi ha accennato prima, prima di iniziare l'intervista, che sta per uscire un aggiornamento, un focus specifico. Ci abbiamo. Quindi, con i suoi collaboratori sta già lavorando. Stiamo a quella già lavorando in progresso. Ed è anche questo un contributo, diciamo, alla partecipazione. Grazie a tutti. Grazie a voi.